Allora, oggi vi presento Debian Linux, la bella distribuzione Linux che ci mette in mezzo tanti effetti grafici, carini. Godetevi questo video, vi faccio vedere come. Adesso l'installazione non c'è bisogno che la faccio subito, che la faccio vedere, tanto è elementare, non c'è bisogno che faccio vedere come si installa una distribuzione Linux, quindi si installa con una facilità estrema. Intanto apro Boxes, ecco qua, e faccio partire, cerco la ISO. Cerchiamo la ISO, sta nella partizione dati, eccola qua. Eccolo qua, apriamo, eccolo qui, l'abbiamo trovata. Avviamola. Adesso diamo un pochetto più RAM e un pochetto più, perché è pesante questa opzione Linux. Poi vedete per quando mi rallenta. Diamo più spazio nel disco e diamo 4 GB di RAM, che 2 non è sufficiente. Ecco qua. Allora, ecco qua, si avvia. E poi una volta avviata l'installazione, senza che la faccio vedere, perdo tempo a farla vedere, non, è inutile far vedere, è troppo elementare, è una cosa proprio da bambini. Per installare Linux è tutto guidato, devi mettere i dati e dice fai questo, te lo chiede proprio l'installazione. Ecco qua che si avvia. Ecco qua qualche fettuccio, vi piace? Ecco questo fettuccio con K dell'Aimle, che faccio, qualche fettuccio grafico. Ecco qua, ci siamo. Eccolo qua. Si è avviata, aspettiamo che si avvii correttamente e poi passiamo alla seconda fase. Eccoci qua. Perfetto, adesso chiudiamo. Ecco qua. Meglio togliere il cavo d'occhio che dà fastidio, adesso lo togliamo un attimo. Allora, vediamo qua. La macchina si sta avviando. Abbiamo fatto riavviato, abbiamo fatto tutta l'installazione, tutto quanto. Adesso togliamo il caro doc che dà fastidio e ci vediamo Debian Linux, ecco un effettuccio grafico. Siamo alla schermata del login, ci siamo ormai, ecco ci siamo. Ecco la schermata del login. Ecco qua. Ecco qua. È apparso il desktop Debian. Ecco come è fatto. Adesso mettiamo uno sfondo. Abbiamo uno sfondo, ecco, vedete? Che è troppo pesante, bisogna su una macchina virtuale con registro a schermo proprio non gira, non gira. Comunque per far vedere come è fatto Debian Linux è una distribuzione tanto carina, abbastanza carina. Adesso mettiamo uno sfondo, lo abbelliamo un pochino. Che non serve mettere un cario doc, perché già una doc particolare sotto non si può che assumere né Windows né Mac, non, una caratteristica sua. Ecco, mettiamo lo sfondo ogni minuto. Ecco qua, abbiamo messo uno sfondo. La barra si può anche personalizzare, poi dopo uno quando mette la personalizza. Adesso vi faccio vedere l'impostazione, guarda come è intuitiva, quanto è semplice questa distribuzione Linux. Allora, me ne sono fatte bene queste impostazioni. Qui c'è l'apparenza, il tema, c'è quello in mezzo di giorno a seconda dell'orario, di giorno è il tema chiaro, di notte è scuro. Adesso metto tema scuro, poi si personalizza i colori, l'icone, tutto quanto, vedete? Poi dopo alla fine scarico l'icone Oxygen, il fondo, tutto quanto, vedete? Il puntatore. Poi mettiamo tutte le impostazioni, come vedete adesso vado avanti. Alla fine c'è l'aggiornamento, assomiglia. L'impostazione è fatta un po' tipo GNOME e anche Page, proprio intuitivo, proprio facile, un po' come smartphone, l'impostazione di un tablet, per esempio. Guardate, quando è fatto bene. Dopo, chi dice che è difficile usare Linux? Io, boh, ragazzi. Questa è proprio una facilità estrema. Debian Linux è proprio un bambino lo può usare. Facile usare, cioè, però per questa distribuzione ci vuole un PC almeno 4 GB di RAM. Da almeno un i3 in poi, perché è pesantuccia, non è adatta per PC vecchi, però è carina. Se avete un PC più nuovo, dove invece installarci Windows, installate questa che è più carina, è più bella. Adesso sto in macchina virtuale con questo schermo, questo altrimenti gira un po' meglio, però non è proprio quella velocità che mi piace a me. Però sempre più veloce di Windows diventa, se tu mi installate questa lì, sempre più leggera di Windows, però. Adesso qui sto installando alcune applicazioni, mi installo. Questo
con i software adesso un attimo ci mette tempo perché vedi, non riesce a essere fluido, rende la macchina virtuale pesante. Allora installiamo Inkscape, Google Chrome, poi scartiamo qualche cos'altro, ah, poi anche Stager, proprio questa, Stager per la pulizia, poi vi faccio vedere, quella è un software che non manca mai su Linux, anche Synaptic, gestore pacchetti. Adesso installiamo anche Stager. Adesso fa ricerca, l'ha trovato uno, qualche cosa nello store in inglese, vede, non è proprio, forse già bisogna andare in impostazione, se si scarica il pacchetto a lingua e italiano e potrebbe assestarsi meglio, ma comunque tutto, quasi tutto italiano. Stager, ecco qua, sto provando, eccolo. Ah, questo è Synaptic, scusate, prima Stager l'ho installato, attimo rimasto io Synaptic. Adesso ce n'è due Synaptic, uno gestore pacchetti, un altro, qui non che ci interessa il gestore pacchetti, adesso lo abbiamo installato, sta installando, intanto c'è la 545 installare, vediamo un'altra cosa, il menu di applicazioni, questo è il menu di applicazioni, se viene su, se lo apre, se ci riesce, perché sta lavorando a te con la macchina virtuale, con tutto, semplice record, proprio un succhio di risorse, ecco, vedete come è fatto lo store, è carino, vedete, trasparente, poi la trasparenza si regola nelle impostazioni, più o meno, poi dopo vi faccio vedere come si regola anche nel terminale, ogni software si può fare tema chiaro o tema scuro, ogni applicazione per applicazione puoi modificare o quello del sistema, vedi, quindi categorie o tutte quante come Windows in ordine alfabetico, che per trovare in categorie grafiche tutti eccetera eccetera, capito? Adesso Inkscape già l'ha installato, si è visto lì nello store nel menu applicazioni. Adesso qua tutto quanto, allora riapriamo e vedete come lo aprite, avete tutto quanto in ordine alfabetico tipo Windows, poi mettete, cliccate lì in ordine alfabetico che si trova meglio. Allora, ho cliccato il file manager, adesso se porta mi si è aperto il file manager, forse mi si è chiusa la barra, adesso lo chiudiamo fra poco, ecco si è aperto il file manager. Allora apriamo, eccoci qua, vedi quanti software qui, tutti quanti i software, c'è un po' di tutto, sempre qualcosa bisogna installare, magari gestore pacchetti se uno piace Google Chrome, il browser integrato non mi ricordo come si chiama, è simile a Chrome, assomiglia un po' a Metro Edge, anzi Metro Edge ha copiato un pochetto qua, questo già l'ho sempre così, più o meno sempre così, mi ricordo che 2 anni fa, ecco lo storico, se tu cliccate lo potete dilatare, se lo dilatate e diventa proprio come un tablet, vedete sotto come faccio applicazioni? Tipo tablet, il menu start. Il menu start, se potete rilassare con la freccetta, lo collasso e diventa come prima. Adesso secondo me come piace, vedete, una semplicità estrema. Sta impostato, mi ero dimenticato, sta impostato che fa l'icona solo sulla home, se le tolgo. Anche l'icona posso vedere, mettere personalizzare i colori sotto, cioè i colori. L'icona ce ne tengo solo il cestino ci ho messo, aggiungerà al desktop, capito? Prima ci ho messo, ecco qua, dovrebbe muovere, è finito lo story, spero, non vedere, vediamo un buon attimo, no, ancora c'è qualcosa da finire, ancora da finire perché c'ho 5-6 applicazioni installate e ci mette il tempo naturalmente, senza resistere schermo, ma in macchina reale non è così, un pochetto meglio, macchina reale vi consiglio sempre una macchina non tanto datata, se datata non ci va bene questa distribuzione, neanche lì, neanche Ubuntu, GNOME, KDE, DDE, queste Cinnamon, queste sono un po' più pesanti, questo è Stager, facciamo un po' di pulizia, adesso abbiamo Stager, allora vado a fare subito a fare pulizia, con un attimo si pulisce tutto. Questo programmino già sta sempre, io lo installo sempre in tutte le istituzioni, è facile da usare, cioè non è che solo per pulizia, guarda quante cose si può fare per GPU, per tante cose ci si può fare, ci si ottimizza. Password, ecco qua, a posto, pulito, in un secondo pulisce tutto, tutte le cache, tutto quanto, adesso chiudiamo, risponde tutto al rallentatore, naturalmente è pesante, però farvi vedere un'impressione, anche gli angoli arrotondati, vedi? Ancora qui non ha finito?
Ancora non ha finito, ecco, ne manca un paio. Sta installando il gestore pacchetti, un'applicazione con cliccato per sbaglio, mo la installa, che vi fa vedere 5-6 applicazioni, la installa di tutte. Poi andiamo avanti. Ecco, sì, il gestore pacchetti è arrivato all'icona installata. Questo è il calendario, vedete, guardate, posso impostare il tema, come guardate, vedete? Adesso sta impostato quello del sistema, pure bianco o scuro, vedete, chiaro o scuro. Io lo rimetto quello del sistema, come sta il sistema, se il sistema sta chiaro, se è scuro, è scuro. Applicazione per applicazione potete personalizzare questo. Non ci sono, penso che non ci sono tante istituzioni che fanno questa possibilità di o tutte o manco una. Questa riesce a fare questo sistema che come ha fatto non lo so. Adesso apriamo il gestore pacchetti. Ah no, no, non si può aprire perché sta facendo ancora l'installazione, quindi c'è un'altra cosa che sta in SE, non certo, devo vedere che ci sta ancora. Ah, quell'applicazione lì, quando ha finito quello dopo apriamo il gestore pacchetti. Adesso no, non lo posso aprire perché sta fra un minuto, quando ha finito di installare apriamo il gestore pacchetti, se non ci mette tanto. Ecco, ha finito, ecco l'icona, adesso si può aprire. Eccolo qua, è arrivata pure la notifica sopra, chiudiamo lo store. Cerchiamo di sentirmi meno così, così non mi apre più niente. Nonostante, anche sotto, sotto c'è pure l'impostazione aperta. Chiudiamo questa qui, chiudiamo l'icona. Chiudiamo lo store, perché è già pesante, tutte le applicazioni aperte, applicazioni. Abbiamo gestore pacchetti. Impostazioni, era no store, scusate. Ecco le impostazioni. Allora, il primo avvio mi dice di scrivere sotto, ma che vuoi leggere? Allora, adesso lo largo sempre, io faccio sempre così, pure tutto schermo non mi piace troppo grande, faccio un pochetto più grande che si vede bene, senza come tutto schermo. Poi voglio trovare se trovo Oxygen, come si scrive. Non so se si può installare con Oxygen, adesso voglio faccio una prova, scrivo Oxygen, se no lo installo direttamente dal terminale o da. O copio e incollo una stringa su internet. Ah, non si scrive Oxygen, è così. Ah, parliamo subito col terminale, parliamo su esperimento in diretta, vedi? Questo è il browser, sul browser suo, vi faccio vedere prima il browser. Il browser web. Beh, voglio aprire due cose per volta, adesso ho aperto pure la galleria. Questa galleria, ma non c'è niente dentro, è vuota, vedi? Se c'era un po' di foto, sta in una virtuale, non c'è niente. Questo è lo store suo, assomiglia un po' a Mixwage. Ma c'è voluto sempre qui, infatti Mixwage ha preso un po' spunto da Debian anche sotto, come è fatto, vedi come è fatto il menu. Non lo so chi è. E questo c'è voluto sempre qui, anche quando è nato, mi ricordo 2 o 3 anni fa era così. Il browser dei Debian è uguale, è rimasto come allora. Sotto un pochino la riga di cose, la barra qua c'è sempre uguale. Adesso apriamo Google Chrome. Abbiamo installato poco fa. Ecco, abbiamo Google Chrome. Vedete? Questo è Google Chrome, adesso dopo bisogna mettere un tema perché l'ho installato lo store, se l'ho installato in internet troviamo se avanti scegli il tema, questo, ma invece su Google Web Store metti un tema, ci metti un tema e fai bellissimo. Adesso qui togliamo l'icona di coso. Synaptic, questo è. Ecco, il file manager. Ah, quanto è carino. Vedete? Il file manager. Questo file manager è Debian. Carino, naturalmente se vi faccio vedere, si può personalizzare tutte le applicazioni, tutte quante uguali, o chiaro o scuro, lascio scuro. Allora, adesso abbiamo il terminale, adesso provo a installare con l'oxygen, se ci riesco. Ah, prima ti faccio vedere una cosa, guardate, vedi? Tutti i temi che posso mettere in terminale solo nel terminale. Vedi, questi sono tutti i temi. Adesso mettiamo questo un po' azzurrino, visto? Eccolo qui. Allora, mettiamo questo tema e poi gli diamo un po' di sfocatura, trasparenza. Adesso facciamo più trasparente. Vedi, c'è la trasparenza. Troppo. Così, ecco. Così purtroppo non si vede niente, manca scrittura. Un po' trasparente, ecco. Allora, vediamoci che sudo. Ah, prima sudo apt update. Questo serve per aggiornare i pacchetti, tutti i pacchetti.
Guarda, mi già sto attendo e la prima volta che fai così mi terminare tutti su Linux, si fa quella scritta lì. Ecco, metto la pasta, ho messo. Se adesso non mi ricordo come si dice. Oxygen con teme, una cosa del genere. Adesso facciamo un esperimento. Se vi faccio vedere, se vi sbagliate non succede niente. Dice comando non trovato, dice non c'è, guardate. Se ci prendo ci prendo, se non ci prendo mi dice così. Sudo pt install. Allora, install Oxygen con temi icons o icon, boh, io non mi ricordo. Icons, però scrivi icons, adesso vediamo se c'è chiaro. Temi, vediamo un po' fatto. Ah, no, il comando non trovato, non è se scrive adesso, si fa subito. Perché quando non se lo ricordo, non se lo ricordo. Allora facciamo subito così. Apriamo Google Chrome. Allora, quando si trova subito su. Con internet un software sotto con il Linux, basta che digitate icon Oxygen Ubuntu, oppure pure cercate un'altra cosa e trovate subito le stringhe di comando, oppure Synaptic, oppure volete trovare trovate le stringhe di comando, non so, l'applicazione come su Windows, perché stringhe di comando devi usare i repository, impossibile trovare un'applicazione proprio. Se prende l'applicazione proprio puoi prendere un virus, invece che scegli comando e c'è i repository, non giovane mai, lo prendo impossibile prendere un virus, ecco la differenza. Allora, di solito sembra primo o secondo colpo massimo si prende, massimo però si sfortuna al terzo colpo, vediamo se la prendiamo al primo colpo. Eccolo qua su, sì, ecco le stringhe di comando. Uptider già l'avevo fatto prima, ah ecco, vedi? Icon, no icons, e ho messo la S in più e due trattini, ci abbiamo fatto un paio di errori, ecco perché. Adesso installiamo Oxygen, icon Oxygen, ecco perfetto, adesso si installa. Ci vediamo il browser, alleggeriamo il più possibile, ok. Questo va fatto su un computer, queste distribuzioni Linux più pesanti, su un computer un pochetto più adeguati, io non ce l'ho, ho tutti i computer addati, quindi comunque intanto per farvi vedere come è fatta questa distribuzione che è carina. Ecco, abbiamo installato, adesso che si fa per permettere di cambiare icone, vai su tema, personalizza, adesso abbiamo impostazioni, su adesso personalizza, ecco qui dove c'è icone, queste tutte le icone. Adesso si sta caricando tutte, eccole qua giù, sì, c'è l'ultima. E installiamo queste icone qui, mi piace queste, metto sempre queste, quasi tutte le distribuzioni Linux, adesso faccio vedere subito quando è più carina, mi piace di più, dopo ognuno le gusti su. Ecco qua, icone Oxygen, vedete? Anche quelle prima era carine, anche quelle che c'era prima, non era male, eh? Ecco qua. Fatto qua. Vediamo come stanno le applicazioni. Eccoci qua. Ecco, ma più o meno ho fatto vedere tutto. Adesso le impostazioni ho fatto vedere. Non è semplice, semplice. Questo è proprio un principiante, proprio al top, perché c'è cose essenziali, non c'è tante cose semplici. Imparare subito questa Debian. Sempre con un computer abbastanza buono, però ci impari subito, è facilissimo usare, guarda. Come un tablet. È uguale, non cambia niente, come prende un tablet. Guarda quanto è carina. Poi è carina graficamente, esteticamente. Vedi? L'aggiornamento è aggiornato, appena installato. Ho fatto pure gli aggiornamenti, questo è tutto il sistema. Informazioni del sistema. Ecco qua. Chiudiamo. Penso che basta così, ora spegniamo, ecco questo un attimo, faccio vedere subito il file, faccio vedere questa cosa qui, questo come si chiama adesso non mi ricordo, poi faccio comparire finisce o no, oppure c'è due desktop, del più se premi il più aumenta il desktop 3, 4, 5, quando ne volete, eccoci qua, e questo PC è
quello fisso, il 14 nonni è proprio 16 nonni. Quando vedrete il video, il 14 nonni, sempre 16 nonni, ma poca differenza, è quello stile americano. Ecco qua, ci vediamo al prossimo episodio. Ci vediamo al prossimo episodio. Adesso che spegniamo il PC, eccoci qua, abbiamo spento il PC e andiamo avanti. Allora, se vi è piaciuto mettete un like, vedete un po', ho messo un sacco di effetti grafici. E questa soluzione Linux, che dire, questa soluzione Linux a me è piaciuta, però solo non posso averla io perché non ho PC adatto per questa soluzione. Comunque ci vediamo al prossimo episodio e mettete un like, mi raccomando. Ciao, ci vediamo al prossimo episodio.